Oggi, tunisiani, proveremo a fare una vaniglia in questo mondo pazzo. Più pazzo di così non si può. Allora, praticamente ho settato l'opzione, no, del mondo. Quando tu crei il mondo puoi settare l'opzione di mettere tipo, no, amplified, che praticamente è un'opzione dove ti fa tutto il mondo così, tutto quanto pazzo, porca miseria, non si capisce niente. Cioè, guardate qua. Cioè, sarà... Guardate, sarà impossibile sopravvivere, perché praticamente se noi andiamo tipo, non so, dove possiamo andare, per esempio... possiamo andare da questa parte. Ecco, qua cadiamo di nuovo. Cioè, cadiamo, nel senso, cadiamo ovunque. Dunque, andiamo, possiamo morire e cadere. Perfetto, no? Cosa migliore di così? Non ci può essere. Però, adesso possiamo sicuramente scegliere di andare in una direzione dove sicuramente ci saranno alberi. Perché noi adesso andremo in una direzione dove ci saranno alberi. Ok. E tipo là. Là, vedete, ce ne sono abbastanza di alberi. Però come caspita ci arriviamo di là? Questo mondo è bello, devo dire, caspita. È molto bello e divertente, secondo me, da fare, anche se è molto complicato, secondo me. Molto, molto complicato. Però, vabbè, fa niente, cioè, c'era anche scritto, no? È solo per divertimento questo mondo, cioè, nel senso, non è che... quando io ho creato il mondo era scritto che è per divertimento, non è che si può fare altro, no? In questo mondo, cioè, tipo, non è che ti metti a costruire. Potremmo anche, in effetti. Qua ci sono pure le nuvole. Ciao, signora nuvola, come sta? Io sono Dunis, non so se mi conosce. Mi ha mai visto da YouTube? No? Ma come no? Come si permette? Bah, veramente. Ma tutti, cioè veramente tutti mi conoscono. Come si permette lei di non conoscermi? Scherzo, ovviamente. Comunque iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché io vedo dalle, tutte dalle analitiche, no? Tutto un posto strano, no? Che voi direte, ma cosa sono, Dunis? Ehi, è un posto magico dove io posso vedere le cose più magiche, no? Più oscure. E io vedo là che voi, cioè che voi, vabbè, che dico, alcuni di voi, in realtà molti di voi non si sono iscritti ancora al canale, ma che guardano i miei video, quindi porca miseria, iscrivetevi al mio canale, perché, cioè, io porto video bellissimi, vabbè, me lo dico da solo, perché, però, insomma, cioè, nel senso, no, secondo me sono belli, poi dopo, ovviamente, se vi piacciono iscrivetevi, altrimenti se non vi piacciono non iscrivetevi. Ora, infatti, non è che sto dicendo di andare là dove c'è il pulsantino iscriviti, cliccare, iscrivervi di fianco alla campanellina. Non sto dicendo assolutamente questo. No, no. Però sicuramente un sacco di persone lo faranno, perché siamo in un sacco, stiamo diventando sempre di più, sempre di più. Ogni secondo che passa, porca miseria, un iscritto in più. Proprio ogni secondo, uno, due, tre. Ora siamo ad altri quattro, cinque. Sempre di più, sempre di più. Quindi iscrivetevi, porca miseria. È bellissimo. Mi sono stancato a parlare così tanto perché il mio diaframma, sapete cos'è il diaframma? Non, nemmeno io lo so, quindi non ve lo spiego perché non lo so. Però, sì, vedete là sopra? Là c'è lo stregone che ci fa le magie nel posto più brutto che voi possiate immaginare. Sì, proprio là. Avete capito bene. Siete arguti. Arguti come Christopher. Voi dite, ma chi è questo Christopher? Non lo so, però adesso sicuramente possiamo iniziare a fare le prime cose, tipo un piccozzola, allora, scusate, un piccozzo si chiama così, piccozzola, no? Poi questa si chiama terroppala. Sì, no, vabbè, allora, prima di tutto io adesso vado a prendere... Sto sentendo uno zombie! Vattene via, oh creatura! Mannaggia Giangiuberto e Astrizza la pizza. È quello. Voi sapete chi è Astrizza la pizza? È proprio qua, di fianco a me. Guarda, sentitelo. Voi intanto lo sentite che parla, no? In più, se lo vedete anche, praticamente qua. Ha detto che vuole giocare lui. Aspetta, facciamolo giocare, perché sennò poi dopo si sente escluso. Vai, gioca Astrizza la pizza. Ok, stai giocando Astrizza la pizza. Ma vedi che non sai giocare. Oh, però bravo, Astrizza la pizza. Stai andando alla grande, devo dire. Porca miseria, sta scavando. Però stai scavando male. Astrizza la pizza non si scava. Allora, si usa la pala. Allora, Astrizza la pizza, vattene via. Ok, perfetto. Se n'è andato via perché non sa giocare. L'ho spinto via. Non sa giocare, quindi devo giocare io, perché sennò poi dopo voi non vedete niente. E non è bello. Io sto sentendo anche questo zombie che intanto continua a canticchiarmi le sue cose nelle orecchie, no? Che continua a ruttare. Non si fa. Fai schifo, zombie. Vai via. Non si rutta nelle orecchie degli altri. Allora,
Come ti permetti? Io intanto mi sto facendo tutti gli attrezzi, no? Adesso vengo là e ti do una bella lezione, così impari a ruttarmi nelle orecchie. Ma sei orribile, scusami. È un villager zombie. Povero villager, mi spiace per lui. Mi ha dato pure una patata. Molto gentile, grazie. Non si vede niente qua. Non si vede assolutamente niente. Devo andarmene, anzi, posso farmi delle torce. Fai schifo, zombie, fai schifo, lo sai che fai schifo, vero? Cioè, nessuno è consapevole di questa cosa. Tutti sanno che i zombie fanno schifo. No, pazzo, allora, no, non è possibile. Allora, vai via. Allora, non è che devo iniziare a picchiarmi con tutti, no? Cioè, stiamo un po' calmi. Allora, molto bene. Ora, possiamo ritornare in superficie. È stato stancante, quindi, Gianni, cioè... A voi non è sembrato, ma io mi sono stancato a combattere quello zombie. Voi direte, ma Dunis, non ti sei mosso, sei stato fermo. No! Io mi sono mosso, ho mosso le dita. È abbastanza. Basta, io sono stufo. Ho detto che è abbastanza. Ok, probabilmente adesso uno psichiatra verrà a farmi visita. Perché giustamente quando c'è da ammetterlo, no? Giustamente bisogna ammetterlo quando, no, devi andare da uno psichiatra. Poi, vabbè, andiamo qua. Fidatevi. Buttiamoci giù. E vola l'ape maia. Perché sto facendo queste cose? Che poi la mia dignità è molto bassa. Poi, già facendo queste cose scende molto, però vabbè, chi se ne frega, no, dopo tutto. Allora, ora sicuramente andremo a trovare altre cose magiche. Andremo ad esplorare questa terra dalle mille sfaccettature, dai mille biomi, tutti quanti i segreti. Chissà come sarà, più avanti. Chissà come sarà il mondo, no? Dopo che supereremo questo bioma. Magari troveremo il bioma della caccia. Allora chissà come sarà il bioma della caccia. Voi direte, ma Dunis, ma sarà sempre uguale al solito? Può essere, come può non essere. Però adesso devo dire un attimo al mio a strizzare la pizza, no? Che sta anche nel gioco, di darmi del cibo perché sono morto di fame. Ma stai scherzando? Tua madre in carriola, ok? Tua sorella. Ok, rieccomi. Ovviamente strizza la pizza mi ha dato, voi sapete, no? Il cibo e io... Prima sono morto. Avete sentito probabilmente una cosa un pochino, no, un pochino nervoso da parte mia. Ero un pochino innervosito per via di quel creeper schifoso. Però allora, se cado ancora una volta, spacco il computer. Cioè, io ve lo dico, allora, comunque, mi sto arrabbiando, Voi avete visto nel video dove spaccavo un'intera mappa perché mi sono arrabbiato? Tipo adesso sto per spaccare... Allora, adesso chiamo di nuovo Strizza la Pizza perché fa giorno, deve far giorno. Ok, perfetto. Strizza la Pizza ha detto che c'è e quindi mi ha fatto diventare giorno, sì. Ma come... allora, io so che state pensando, Duni, sei stato tu con la creativa. Chi ve lo dice, Cioè, chi ve lo fa pensare? Veramente, no, è stato Strizza la Pizza. Scusatemi, allora, quindi, oltre a fare queste cose strane al collo, non so che caspita, mi stavo misurando il battito cardiaco, cosa stavo facendo. Vabbè, sono strano io, a volte, mi parte... A parte che mi partono i 5 minuti a volte, perché, giustamente, però... Però mi parte anche, no, lo sclero di misurarmi il battito cardiaco. Vabbè, scherzo ovviamente, non lo faccio veramente. Adesso però possiamo salire su quella montagna molto alta. Sembra un po' una montagna maledetta, no, questa qua. Guardate, è altissima. E porca miseria. Vabbè, allora qua però posso salire in questo modo qua, nel seguente modo, e utilizzare queste correnti ascensionali per salire, no? Perché ovviamente un personaggio, anche io nella vita reale salgo le cascate, no? Come anche su Zelda, voi non so se avete mai giocato Zelda, quando Link fa così sulle cascate, no? Uguale, identico, pure io. Sono una sirena e... Come no? Allora, scusate, voi non ci credete? Io nella vita reale vi dico che sono una sirena che sale le cascate, no?
Cioè, è ovvia questa cosa. Oh! Nella vita reale sono una sirena che sale alle cascate. Sì, cioè, lo sapevate questa cosa? No, veramente, sì. Salgo le cascate, vedete quella cascata? Io riesco anche nella vita reale a fare tutto così, no? Salendo le cascate, grazie. Grazie ai miei poteri da sirena. Comunque, poi a volte canto e attraggo gente, no? Tipo faccio. Per favore, non chiamate l'ospedale psichiatrico. Non sono ancora. Non è ancora il mio momento. Per ora. Si spera. Allora, grazie per aver guardato questo video, tunisiani. Non fate caso ai miei scleri mentali perché. Va bene, comunque, la mia dignità è saltata completamente. Grazie per aver guardato. Ultima volta che rip. Ah, tua sorella è. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete cronometro nei commenti, eh. Sapete come si scrive? Si scrive cronometro, cronometro. Vediamo anche se sapete scriverlo, è difficile come parola, eh. Vi do il cuoricino se lo scrivete, eh. Molto bravi. A parte. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao, tunisiani!